Andiamo a vedere la casetta, che già entrando c'è buio completamente perché ci sono tutte le finestre coperte. Comunque, buongiorno, intanto inizio il video direttamente qui a casa e ho appena finito di lavorare da poco, sono andata a fare alcuni giretti, infatti sono distrutta, però prima di andare a casa mi sono voluta fermare, visto che non c'era nessuno oggi, e farvi vedere un po' di novità che stanno andando avanti. Ancora non abbiamo iniziato a mettere i pavimenti, ma sarà una cosa che faremo molto molto a breve. Infatti, già che ci sono, visto che l'altro giorno con il muratore abbiamo fatto le prove per il pavimento, per la messa in posa, ha tirato fuori alcune piastrelle, quindi ne approfitto anche per farvele vedere, perché non ve le ho mai mostrate. Essendo arrivate da poco, ve le mostro oggi. E intanto non c'è tantissimo, insomma, da mostrare, però sicuramente la casa dà un effetto diverso perché ci sono tutti i muri finalmente completamente finiti. Sembra quasi già imbiancata, anche se non lo è, però ci sono tutti i muri già completati con l'intonaco. Secondo me danno già un'idea diversa rispetto a quelli di prima, che si vedevano i muri in pietravista, un po' tipo questa colonna qua, che comunque qui ci sarà la porta finestra della cucina, però tutto il resto insomma è fatto, i muri sono completamente finiti. Come sempre entro da dietro perché la porta rimane chiusa, che oltretutto da fuori non si può aprire perché hanno fatto questo gancio che si apre solo dall'interno, quindi devo per forza entrare sempre di là. Comunque vabbè, qui l'avete già vista ovviamente, tutta la zona cucina, il muro che mancava in questa sala in questione, c'è un pannello di cartongesso davanti, quindi non so se si vedrà tantissimo, però comunque già dà tutto l'effetto diverso rispetto a prima. Anche qui ovviamente i ritocchi sono ancora da fare, però anche qui è stato chiuso con tutto il cartongesso, quindi ci sono le due entrate in zona cucina e zona soggiorno finite. Il bagno anche qui è finito, sotto non è fatto ovviamente perché ci andranno le piastrelle. La sala rimane sempre disordinata, ma comunque è stata fatta anche tutta questa parte qui dove ci andrà il mobile TV, tutta completamente finita. Ovviamente ragazzi, ci sono ancora molti ritocchi da fare, però comunque tra poco cominceremo con i pavimenti. Anche qua sopra la scala va finito, infatti si può vedere che arriva fino a un certo punto, poi dopo invece deve arrivare fin su. È già stato creato questo nuovo scalino, visto che credo che nello scorso video ve lo dissi, che col fatto del massetto ci siamo dovuti, essendoci ovviamente alzati anche con il riscaldamento pavimento, è stato creato un altro scalino che ovviamente andrà ricoperto come tutta la scala, e anche qua sopra tutto completamente fatto. Ci sono già le predisposizioni per tutte le prese, tutto di bianco. Anche camera nostra, mancava tutto questo muro, è stato finito completamente anche questo. La camera degli ospiti, dove mi trovo ora, invece mancava questa parete, e nell'ultima camera mancava questa parete. Quindi è stato completamente finito tutto. Qui vabbè, il cartongesso andrà solo imbiancato. Mi rendo conto che non sono tantissimi i cambiamenti. So che questa casa va avanti a rallentatore quasi, però arriveremo anche noi alla fine, prima o poi. Purtroppo c'è moltissimo da fare, anzi non vi mostro qua fuori perché è un disastro. Qui ancora deve venire l'idraulico a posare dei tubi, insomma, per l'acqua. Infatti ci sono scavi ovunque.
Già comunque la parte grossa è stata fatta adesso, è questione comunque di ritocchi, di inizio della posa, dei pavimenti, comunque i lavori che ci hanno portato via la maggior parte del tempo sono già passati, diciamo. So che manca ancora tanto altro, però pian piano ovviamente faremo tutto. Allora, già che ci sono, vi mostro finalmente il pavimento che è arrivato. Quasi quasi però, visto che ce n'è altro lì e anche un po' sparso ovunque, magari pensavo di mettere una piastrella lì, che c'è della luce in più, così magari si vede un pochino di più. Allora, secondo me così rende molto molto di più, perché prima erano più al buio, quindi non rendeva tanto l'effetto. Così alla luce proprio del giorno si vede completamente com'è fatta la piastrella. Abbiamo scelto questo grass effetto legno, è un grass porcellanato ed è sul beige con qualche ritocco sul grigio, quindi ha un po' i nodi, diciamo, del legno che riprendono il grigio. Abbiamo già fatto una prova con il muratore, come vi dicevo prima, abbiamo provato una sera ad appoggiare la terra e l'effetto, magari forse ho anche qualche foto da mettervi. E tra poco dovrebbero iniziare la posa in questi giorni, proprio si tratta di poco tempo, ovviamente quando verranno a posarli non potrò passare subito perché deve asciugare, però dopo ve lo mostrerò sicuramente. Questa è la situazione fuori dietro casa, che non volevo mostrarvi, però ho detto quasi quasi la mostro lo stesso, anche se non è un bel vedere sicuramente. E qui ci sono tutti gli scavi appunto per portare la predisposizione di là dell'acqua, perché comunque ci andrà l'attacco lavatrice, asciugatrice, comunque il fuori lo lasciamo stare. Sono arrivata a casa, vi dico solo che sono piena di buste, piena. Cioè sono distrutta, ho male alle spalle quando porto tante buste, più la borsa, più la giacca, io non sopporto queste cose veramente. Comunque, dopo aver finito di lavorare, sono passata a fare dei giri, magari infatti vi volevo mostrare quello che avevo preso. Vabbè, ho preso un po' di cose al supermercato perché in realtà ho pranzato in macchina, ho finito di lavorare all'1. E sono tornata a casa che sono le 4, quindi mi sono presa due cose al supermercato per mangiare al volo qualcosina, così non stavo a tornare a casa, mi facevo i giri direttamente, finivo tutto e venivo diretta a casa, perché dopo il lavoro se io torno a casa non esco più, non ho più le forze di uscire. Poi sono dovuta andare da Terra Nuova a fare un cambio perché sabato abbiamo un battesimo e c'era la mamma di Silvio che l'anno scorso, sì. L'altro giorno gli ha comprato un completo, però gli dovevo cambiare la felpa, la maglia, insomma, un maglioncino elegante, quindi sono andata a cambiarlo. E in più sono passata da Action perché in realtà non sapevo che avesse aperto anche da noi. Ha inaugurato, mi sembra, qualche settimana fa. C'ero già stata in realtà, insieme a mia mamma e mia sorella, però ci siamo stati una giornata che era pienissimo di gente, pieno così, non respiravi quasi lì dentro, quindi abbiamo fatto proprio un giretto al volo, si vede che era proprio vicino all'inaugurazione, vicino all'apertura, infatti anche dentro comunque era un disastro, mezzo vuoto. Invece oggi ci sono voluta tornare per un giretto, non c'era nessuno. Poi il negozio tutto messo in ordine, tantissima roba, quindi ovviamente non ho preso chissà che cosa, però mi sono un po' sbizzarrita anche di cosine cosmetiche, cose così.
Niente, basta, finisco di parlare, vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, vabbè, al supermercato non penso interessi a qualcuno, però ve lo mostro lo stesso. Comunque, il mio pranzetto è stato l'acqua, un tramezzino, che ho preso i biscotti che mangia Silvio a colazione, i nascondini, che lui tipo finisce in una mattina, quasi. E poi mi ero preso questi mini cookies, così con le gocce di cioccolato, che... come schifezza da aprire in macchina, ovviamente io sono così, poi dopo in realtà non apro niente. Uno di porridge, questo della Cameo, che volevo farmi in realtà domattina, visto che lavorerò al pomeriggio, domani a colazione mi faccio questo. Due banane, una era sempre per la macchina e una invece per il porridge. La maionese per stasera, perché la volevo ieri sera a cena, l'avevo finita, quindi l'ho comprata. E per ultimo il bagnoschiuma che usa Silvio a lavoro. Metto a posto queste cose e vi mostro il resto. Mi sono anche tolta la felpa perché stavo morendo di caldo. Comunque mi devo piegare per terra perché non so dove appoggiare le cose. Comunque vi mostro quello che ho preso da Terranova. Allora, mi sono presa per me un maglioncino così, nel mentre che andavo a cambiare il maglioncino a Silvio, ho pensato di prendere anche qualcosa per me per il battesimo, perché in realtà non avevo idea di cosa mettere. Visto che c'erano tutti i saldi, allora ho preso questo maglioncino carino, molto molto morbido e morbidissimo. L'ho pagato solo 9,99, un XS bianco con tutta questa fantasia. È crop top, quindi è corto, che ho pensato di mettere... Le scarpe ancora non so quali, però pantalone ho comprato questo qui, largo, sì, è davanti, non so se riesco a mostrarvelo intero, comunque largo, anche sotto, bello morbido, che arriva alla caviglia, all'elastico sopra, è un XS, questo invece 15,99, l'ho pagato, con una bella scarpa elegante per il battesimo, direi che va benissimo. Invece per Silvio ho dovuto cambiargli il maglioncino perché sua mamma gliene aveva preso uno a collo alto e lui non li usa. Comunque gli ho preso questo maglioncino grigio, non so se si nota un po' la fantasia, un po' tutto a quadrettini, boh, un po' comunque tutta questa fantasia, non è pesantissimo, è abbastanza leggero, quindi vedrà. Poi se metterci una giacca sopra, questo ho fatto il cambio, è una L19,99. Vi faccio vedere quello che ho preso da Action. Allora, in realtà non dovevo comprare niente. Sono entrata per un giretto e sono uscita così. Sgridatemi, lo so. Non devo, io non devo fare queste cose. Non devo andare a girare in quei posti. Dentro c'è la cuffia perché stavo morendo di caldo. Anche lì, ovviamente, ci sono andata dopo del supermercato. L'ho trovato dopo a un prezzo comunque. Magari prendo lo scontrino così vi dico anche i prezzi. Allora, l'ho trovato a un buonissimo prezzo, anche questo è un doccia shampoo, l'ho preso sempre per Silvio, ed è un litro, 2,49 euro, cioè praticamente il prezzo di questo, che questo sicuramente è tutt'altra marca, però questo qui è 500 ml, questo invece è un litro, quindi gliel'ho voluto prendere. È rinfrescante, comunque è a posto per un po' così Silvio. Poi ho preso a 2,99 questa crema, non l'ho mai provata, fatemi sapere se l'avete già acquistata, se l'avete già provata, come vi trovate. Comunque questa crema per il viso, visto che la mia sta finendo, io ce l'ho in quel barattolino che ha il tappino, ma praticamente è finita, anzi la sto aprendo sempre continuamente, la vado a scavare con il dito perché ormai non ce n'è più. Vediamo se riesco a tirarla. Ah, ok, io che stavo diventando matta. Allora, questa è la confezione, vitamina C, crema viso idratante con vitamina C, niacinamide, olio di macadamia e burro di karité, per una pelle naturale, sana e luminosa. Comunque, questa cremina viso qui, fatemi sapere se l'avete già acquistata, vedremo com'è. Io non ho mai comprato prodotti da Action, appunto perché è la seconda volta che ci vado, quindi non so in realtà come sono
i prodotti. Confezione di lamette da 6, 2,35 euro. Ho voluto provare questo siero viso, è siero a base d'oro e collagene per viso e décolleté, comunque illuminante. €1,89. Poi ho preso correttore a €1,19, Max & More, il numero 104, magari si vede qua sopra. Vedremo come mi trovo. Ripeto, io non ho mai provato i loro prodotti. Poi ho preso questa matita per le sopracciglia, brown, marrone, la colorazione 291. Anche questa l'ho pagata 89 centesimi, ha il suo temperino anche sopra, ho visto la spazzolina sotto, comunque simile a una sua già, l'ho presa perché la sto finendo. Mi sono sbizzarrita con delle maschere viso, ne ho prese un bel po', ce n'è una anche ancora qua. Queste non vi sto a dire ogni prezzo, comunque le ho pagate massimo 90 centesimi l'una, 79 centesimi, 80, 90, comunque meno di un euro tutte. Allora ho preso questa al niacinamide, sì, e questa mi incuriosiva perché ho letto ha un effetto calmante e lenitivo, aiuta a reidratare la pelle secca, cosa che ho costantemente, la pelle secca che mi tira, io odio quella sensazione, anche dopo la doccia mi si secca subito la pelle, mi tira tutto il viso, odio veramente quella sensazione, quindi ho preso un pochino di maschere anche idratanti per idratare un po' il visino. Vedremo poi com'è, come mi trovo. Questa invece alla mandorla, anche questa, tutte idratanti comunque, sì, non vi sto a dire ognuna, però sono tutte idratanti. Questa qui comunque alla mandorla. Ne ho prese due delle principesse, tutte e due sono idratanti, queste due, sì, queste 90 centesimi mi pare. E per ultima questa con la vitamina C, alla frutta, all'arancia, sì, anche questa maschera per il viso con vitamina C per una pelle idratata e luminosa, con un aspetto più luminoso. E per ultimo vi faccio vedere un acquisto che ho preso. Allora, in realtà io non so perché l'ho presa, perché io vedo queste cose e mi innamoro. Sapete il mio amore per il bianco e per il legno, e io quando vedo degli oggetti col bianco e con il legno non so resistere, e quindi ho comprato questa cassettiera che, se vi riesco a far vedere, ok, spostando un po' questo, forse si vedono, cioè per me è bellissima, l'ho pagata, mi ricordo a memoria, 3,89, cioè pochissimo, neanche 4 euro, e si abbina benissimo anche con quella là, che potete vedere lì. In realtà non so cosa metterci dentro, perché io l'ho presa così, non ci ho neanche pensato come poterla usare, comunque potrei metterla benissimo lì, anche se non sarà al suo posto fisso, perché verrà poi in casa nuova con noi. E magari questa la potrò utilizzare appunto per altri prodottini. Non lo so, devo pensarci ancora, devo farmi un'idea, però per 3,89 euro l'ho voluta prendere. Tutto ho speso 20,52 euro. È la prima volta, ripeto, che acquisto da Action. Non so, fatemi sapere voi come vi trovate. Ne ho sempre sentito parlare comunque di questo negozio, però non sapevo avesse aperto anche qui. Non è del tutto uguale il legno, però comunque dai, ci sta bene lo stesso secondo me. Guardate che carine che sono tutte e due insieme. Io veramente penso di avere un problema con il bianco e con il legno. I cassettini sono fatti così, sono ancora vuoti perché devo ancora riempirli. Magari al momento, visto che comunque non so cosa metterci, ci appoggio le mani, non so se ci stanno in realtà, forse sì, sì, perfette. La uso come portamaschere al momento, poi quando mi verrà in mente cosa metterci di altro, magari cambio la postazione. Mi ha
approfitto, visto che c'è ancora la luce fuori, per mostrarvi le unghie che ho rifatto ieri. Ho fatto questo bianco perlato con il cuoricino, visto che tra poco sarà San Valentino, gli ho messo anche un cuoricino, anche l'altra mano è uguale. Questo bianco perlato molto molto bello, elegante, anche per il battesimo, molto semplici comunque. Buongiorno, non fate caso alle mie condizioni, ma sempre con i capelli legati, ma stamattina ho appena finito di pulire il bagno, ho fatto un sacco di cose in casa, abbiamo sistemato la stanza, se sentite un rumore è il robotino che sta passando sul pavimento che ho fatto partire, ci sono anche i vestiti legati in bagno, sono in bagno in questo momento perché mi preparo per andare a lavorare, vado a lavoro oggi pomeriggio. E quindi sì, lasciate perdere le mie condizioni, ma volevo prepararmi in compagnia insieme a voi. Ne approfitto anche per provare il nuovo siero che ho comprato ieri, quello che vi ho fatto vedere di Action, che vi ho mostrato anche tutti i brillantini all'interno, non so se si riesce a vedere, comunque lo provo per la prima volta stamattina. Questo è illuminante, ho letto, poi dopo vado a mettere un po' di crema viso. Vado a finire questa, che infatti, come vi dicevo ieri, sto praticamente... Questo è il barattolino che spingendo viene fuori, ma praticamente... Ecco, stamattina è uscita. Non usciva più e stamattina è uscita. Infatti ero sempre dietro ad aprirlo e a scavarci dentro con il dito, perché appunto sta finendo. Il barattolo è praticamente vuoto. Vado ad applicare anche un po' di crema nel contorno degli occhi, perché sono proprio... secca anche qua, tutto intorno agli occhi. Mi sa che il robottino si sta avvicinando al bagno, quindi per me non sentirete più niente tra poco. Comunque applico un po' di cremina anche qua e vado a mettere il mio amatissimo primer illuminante, quello di Primark. Essendo che lavorerò fino a stasera ed è venerdì, in caso dovessimo uscire, insomma, fare qualcosina, almeno il trucco è già a posto. Non vado a esagerare, sicuramente non vado a fare chissà quale trucco, però almeno mi preparo già. Di solito faccio sempre così, se lavoro il pomeriggio, nel weekend mi preparo già dalla mattina, così almeno sono già a posto. Cioè, comunque non so se si nota, ma guardate che viso illuminato che fa questo primer. Ok, passo al fondotinta, metto questo qui di Astra. Io vado direttamente con la spugnetta, non sto a fare pennello e poi spugnetta. Visto che questo fondotinta mi fa, non rende tanto lì, però mi fa bianchissima, perché secondo me è molto chiaro, ok? Che io non sono sicuramente di una carnagione scura, però vado un pochino di solito anche a tamponare sopra con un fondotinta più scuro, ma giusto poco poco, sempre con la spugnetta. Questo è mousse di Essence, che è il numero 1, visto che comunque è in crema anche questo, lo vado a stendere un po' su quello che ho già messo. Vado anche a stenderlo un pochino sul collo. Ma tu proprio qui devi venire adesso, in questo momento, Vado a provare questo correttore Max & More di Action, giusto un pochino, non... metto un pochino qua sotto, non esagero perché altrimenti la cipria mi fa sembrare ancora più secca la pelle, quindi non ne metto proprio tanta. Poi con sempre questa di Essence vado a usare la colorazione questa più scura, vado a fare un pochino di contouring col pennello, metto un pochino qua sopra nella zona della fronte, un pochino qui dalle zone del naso. Vado a fare le sopracciglia, ok? Poi vado a fissare il tutto con questo di Astra.
sopracciglia fatte, allora occhi, vado solamente a mettere un pochino di, ho messo la cipria prima di iniziare con l'ombretto, vabbè che è in crema, però metto, a parte che è praticamente finito, metto solamente un pochino di questo ombretto in crema, questo è di Kiko se non sbaglio, sì, long lasting, e poi dopo lo vado semplicemente a sfondare col dito. Ok, saluto il mio ombretto perché praticamente l'ho finito, non ce n'è più, quindi questo lo butto via, fino, ma sempre col dito, di questo mix di ombretti chiari solo sulla zona qua. Eyeliner, qui vi risparmio il tempo perché starei qua 2 ore secondo me, quindi lo metto, e questo è di Debbie. Non so cosa è venuto fuori, ma va bene lo stesso. Nel frattempo se n'è andato anche il robottino. Finisco con il mascara, questo che adoro, anche questo qua, Lush Princess di Essence, questo viola. Un pochino di blush, questo in polvere. Metto un pochino di illuminante, anche questo è di Essence, che avrebbe da una parte quello in crema per il contouring che ho completamente finito, dall'altra parte invece l'illuminante qui nella zona del naso, che mi piace illuminare questa parte, e un pochino in questa zona qua, e anche qua sfumo con le dita. Fissiamo il tutto con questo di Kiko Prime and Fix. Volevo farvi vedere alla luce del giorno il trucco, vedete come illumina tantissimo il viso quel primer, io veramente lo adoro, fa tutto lui. E niente ragazzi, io vi saluto qui, chiudo qui il video perché penso che duri già un'infinità, anzi per fortuna la parte che ho fatto ieri mi sono messa ieri sera a editarla, perché altrimenti starei qui penso una giornata intera a fare tutto il video. Spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo con un nuovo video prestissimo. Ciao, un bacione!